Grazie Presidente, signore e signori senatori. Con riferimento alle questioni poste sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente in via preliminare che l'impianto di trattamento e rifabbricazione elementi di combustibile ITREC, che si trova all'interno del Centro Ricerche Enea di Trisaia, è stato costruito fra il 1965 e il 1970 per ricerche sui processi di ritrattamento e rifabbricazione del combustibile uranio-torio. Nel 1987 le attività sono state interrotte e si è proseguito con il mantenimento in sicurezza degli impianti. Nel 2003 la Sogin ha assunto dall'Enea la gestione dell'impianto con l'obiettivo di realizzare la bonifica ambientale e lo smantellamento del sito. Nel mese di febbraio 2017, a seguito di denuncia da parte di una ditta appaltatrice che lamentava anomalie e criticità nell'esecuzione dei lavori affidategli dalla Sogin per l'esecuzione del piano di caratterizzazione del sito in questione, veniva iscritto dalla Procura della Repubblica di Matera il procedimento penale numero 578/2017. Come riferito dalla Prefettura, le indagini effettuate in merito hanno rilevato che la condotta di scarico nel Mar Ionio di effluenti liquidi prodotti dall'impianto non risulterebbe autorizzata. Nel mese di aprile 2018 tutte le indagini sono state trasmesse per competenza alla Procura della Repubblica di Potenza, che ha disposto il sequestro penale. Le condotte poste sotto sequestro sono due, una in area Enea in disuso e una in capo a Sogin. Al riguardo, ISPRA ha precisato che il citato sequestro delle tre vasche del sistema di raccolta degli effluenti di impianto e dell'associata condotta di scarico a mare riguarda la presenza di contaminanti chimici riscontrati nell'acqua di falda, che viene prelevata dai pozzi di drenaggio dell'impianto ITREC e raccolta nelle vasche stesse. A seguito del sequestro, secondo quanto riferito dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Sogin ha adottato tutte le azioni consentite volte alla progettazione e fornitura di un impianto di trattamento delle acque drenate dalla falda, che garantirà l'abbattimento delle sostanze inquinanti mediante processo chimico-fisici e ha oltre realizzato un nuovo sistema di accumulo. In merito all'accertamento di contaminazione di tipo convenzionale nel sito, relativo al superamento delle CSC, ovvero concentrazioni soglia di contaminazione, rilevato da Sogin durante il monitoraggio prescritto dall'AIA, l'ISPRA ha evidenziato che è in corso il procedimento di messa in sicurezza e bonifica avviato dalla Sogin e dall'Enea. La conferenza di servizi del 10 aprile 2018 ha approvato gli esiti delle analisi di rischio presentata dalla Sogin stessa, che ha individuato come probabile fonte primaria di contaminazione una sorgente esterna al perimetro delle attività della suddetta società. A seguito di quanto emerso in sede di conferenza di servizi, ISPRA si è espresso evidenziando la necessità da parte del gestore del sito di predisporre un trattamento delle acque emunte in grado di rimuovere la contaminazione riscontrata nelle acque drenate al di sotto dell'impianto ITREC. A ciò si aggiunga che l'ARPA Basilicata pone in atto un programma di monitoraggio ambientale indipendente. Detti programmi non evidenziano la presenza di anomalie radiometriche. L'ISPRA, nell'ambito dei suoi compiti di autorità di regolamentazione competente in ambito nucleare, ha svolto le proprie verifiche in relazione agli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione e si è espresso in merito all'efficacia del sistema di trattamento proposto dalla Sogin a maggio 2018. A valle dell'istruttoria condotta, anche sulla base degli esiti dei sopralluoghi tecnici effettuati dai funzionari dell'Istituto, si è ritenuto che l'impianto di trattamento non determina interferenze per la gestione in sicurezza e risulta rispondente ai requisiti di radioprotezione. In particolare, sono stati ritenuti idonei, ai fini dell'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti nelle acque emunte dai pozzi di drenaggio nell'impianto ITREC, il trattamento chimico-fisico per la rimozione dei metalli pesanti e la filtrazione con carboni attivi per la rimozione dei composti organici, e si è ritenuto condivisibile lo schema impiantistico proposto.
Per quanto concerne invece il presunto sversamento nello Ionio di liquidi provenienti dall'impianto ITREC, il Ministero ha chiesto ad ISPRA di predisporre con la massima urgenza un idoneo piano di monitoraggio dell'area interessata dallo sversamento per valutare l'estensione e la gravità dell'inquinamento. Lo stesso Ministero, a maggio 2018, ha richiesto ad ISPRA una verifica dello stato dei luoghi e una valutazione del danno ambientale in riferimento alla situazione che interessa la zona del citato impianto ITREC. Presso qui è stata segnalata la contaminazione delle acque da sostanze chimiche. Al riguardo l'Istituto ha avviato i contatti in ambito SNSPA per acquisire i dati e le informazioni esistenti a livello locale e verificare successivamente le azioni da sviluppare. Alla stregua delle informazioni esposte, il Ministero dell'Ambiente sta pertanto monitorando costantemente ed in modo vigile la situazione di contaminazione e la minaccia di danno ambientale delle acque sotterranee. A tale riguardo il Ministero ha recentemente rappresentato a tutti i soggetti interessati la necessità e l'urgenza che la Regione Basilicata proceda con gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti primarie di contaminazione, che l'Enea provveda alla bonifica dell'ex impianto industriale Magno, che Sogin continui nei limiti fissati dall'autorità giudiziaria nell'attività di decommissioning del proprio impianto ed infine che il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale disponga l'avvio di una campagna di monitoraggio delle acque marino-costiere utilizzando appositi biomarker. Grazie sottosegretario, facoltà di intervenire in replica il senatore Pepe. Grazie presidente, grazie sottosegretario Gava perché ha dato una risposta puntuale, attenta, che allo Stato non può che soddisfarmi, soprattutto per la parte finale, per la parte dispositiva, laddove finalmente si fanno, come si suol dire, i nomi ed i cognomi di chi deve fare cosa. E quindi l'ISPRA, che deve predisporre con la massima urgenza un piano di monitoraggio dell'area interessata dallo sversamento per valutare l'estensione e la gravità dell'inquinamento, la Regione Basilicata, che mi sento di dirlo anche in questa sede, non si è mai dimostrata, così come avrebbe dovuto, tanto sensibile alla tematica, l'Enea, la Sogin e poi l'SNPA. Che cosa serve adesso, sottosegretario? Che ci sia un controllo su questo importante stimolo che voi avete dato a questi soggetti perché possano adempiere con l'urgenza che voi giustamente avete rilevato a fare queste verifiche. E laddove ciò non dovesse succedere, serve una spinta che questo Ministero con le vostre persone può dare e sa dare perché facciano finalmente il loro dovere. E mio compito per adempiere al dovere morale che il mio ruolo mi impone, anche osservare in questa sede di cosa vive la Basilicata e soprattutto di cosa vive quella zona della Basilicata che è oggetto di questa contaminazione. Vive di turismo, soprattutto di turismo balneare, vive di agricoltura e vive anche di ambiente. Capirete tutti quanti che questi tre aspetti, che sono un importante volano per l'economia lucana e non soltanto lucana ma direi italiana, vanno a forte rischio laddove si dovesse parlare e verificare, come ahimè è successo in questo caso, di contaminazione ambientale. Gli operatori turistici balneari della zona hanno subito un forte decremento delle prenotazioni nell'estate che è appena finita, proprio perché è accaduto questo spiacevole avvenimento che ha preceduto, ahimè, l'estate che è appena terminata. L'agricoltura, che viene direttamente intaccata da questa attività che non ha il controllo che merita, e l'ambiente, che è un patrimonio che Madre Natura ci ha dato e che non può essere messo in discussione da nessun tipo di intenzione imprenditoriale da chiunque sia stimolata e guidata, men che meno da queste attività che rappresentano dei parcheggi che molte volte vengono attenzionati in aree come la nostra terra, quella della Basilicata, perché tra le varie battaglie che a noi
spetta di combattere, c'è quella della disoccupazione, quella della tutela ambientale, c'è quella delle infrastrutture, c'è anche una madre battaglia che è quella della desertificazione, tanto ambientale quanto umana. Ambientale perché noi siamo oggetti di perforazioni per fornire petrolio, ma anche umana perché, ahimè, non essendoci infrastrutture, non essendoci occupazione e addirittura vedendosi minacciati da questi rischi, tanta gente va via e le famiglie non fanno più figli. E quindi cosa chiede, per il tramite di questa interrogazione, per la quale risposta, sottosegretario, le rinnovo veramente un profondo ringraziamento, non soltanto a livello simbolico ma anche a livello simbolico, che per questi territori, per la Basilicata ma tanti altri che sono come la Basilicata, si possa avviare un nuovo corso che risponde al nome della dignità, che consenta a questi territori non più di rincorrere o di difendersi da queste minacce, ma di potersi mettere in discussione con le risorse e con le forze che ha a disposizione. Un nuovo corso che dice basta a questi cimiteri nucleari e non solo, di scorie, perché la Basilicata ha già dato e non è più disposta a riceverne o a mantenerne di rischiosi, così come potrebbe essere il caso che stiamo trattando. Un nuovo corso, sottosegretario, che risponde al nome della verità e della giustizia, perché chi fa l'imprenditore sa che può farlo serenamente, la mamma che manda il bambino in mare a fare un bagnetto sa che non può e non deve rischiare alcunché, l'agricoltore sa che può investire in quel settore. Questa è la verità e la giustizia, ovvero laddove qualcuno ha sbagliato deve pagare, perché queste ombre non possano e non debbano più addensarsi sulle nostre comunità. Grazie ancora. Grazie, senatore Verdi. Sia così